saluto e bentornati a tutti gli amici di Live Social e agli amici di Radio Roma Capitale. Bentornati nel nostro spazio dedicato alla medicina Regione Lazio. Oggi ci occupiamo di psicologia e grazie per ascoltarci sempre. In qualche modo trattiamo sempre ambiti differenti, settori diversi. Allora i nostri ospiti vengono a mettersi in gioco e quindi in qualche modo vengono a mettere in gioco i loro consigli soprattutto. Allora a noi non resta che starli ad ascoltare per poter captare consigli, idee, contatti. Rimanete con noi e andate a condividere la nostra pagina Facebook, Live Social e i nostri hashtag interviste e storie. Appunto ci occupiamo di psicologia, lo facciamo insieme alla dottoressa Deborah Pannozzo, psicologa, psicodiagnosta. Benvenuta dottoressa. Grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi. Allora dottoressa, parliamo di psicologia, però insomma ci racconta un po' la sua professione, di che cosa si occupa in particolare. Sì, io sono una psicologa specializzata in psicologia dello sviluppo, dell'educazione e del benessere, nonché psicodiagnosta, in quanto ho comunque conseguito un master di secondo livello in psicodiagnostica. Questo per integrare un po' il mio percorso, perché occupandomi principalmente di bambini ho avuto anche modo comunque di analizzare in maniera più approfondita l'età adulta. Assolutamente, quindi in qualche modo è riuscita a cercare di dare più ampio raggio alla sua preparazione in modo tale di potersi in qualche modo dedicare meglio ai suoi ragazzi. Sì, perché il mio comunque è un ambito nel quale non si finisce mai di imparare, quindi siamo sempre in continua formazione. Assolutamente. Senta, la psicodiagnostica di che cosa si occupa? La psicodiagnostica si occupa di principalmente somministrazione di strumenti psicodiagnostici, per l'appunto, volti alla diagnosi di patologie specifiche. Esatto, patologie specifiche ad esempio? Ad esempio disturbi di personalità, quindi somministrazione di reattivi quali il Rorschach, l'MMPI, che sono strumenti per l'appunto volti a indagare aspetti di personalità particolari. Con diciamo disturbi particolari ovviamente, sì. Quindi diciamo più, un pochino più specifici se dovessimo entrare, però appunto lei è stata la scrittrice anche di un articolo durante il primo lockdown, no? Durante la prima chiusura, ed è quello un po' l'argomento di cui trattiamo oggi, articolo appunto pubblicato in State of Mind sugli effetti psicologici appunto della pandemia su quelle che sono i nostri diciamo sensazioni, sentimenti sul nostro vivere quotidiano, no? Sì, quell'articolo l'ho scritto quando eravamo ancora in fase 1 e quindi trattavo un po' da un punto di vista psicologico, ma mettendomi io in prima linea in quanto cittadina che come tutti ho vissuto questa situazione sulla propria pelle, certo. La mia pelle, quelle che sono state e che sono ancora tutt'oggi le paure legate a questa situazione pandemica. E paure che comunque hanno portato ad effetti a breve termine, ma che porteranno, ahimè, a effetti a lungo termine, perché si tratta comunque di una situazione che nessuno ha mai riscontrato prima, certo. Con aspetti psicologici molto profondi, quindi dove si vedono familiari o se stessi in condizioni, già adesso ad esempio andremo a festeggiare Natale, ahimè, senza un po' separato, familiari. Diciamo, un Natale particolare, ci siamo, sì, dovuti adattare a determinate situazioni che proprio non... È stato chiesto alla nostra mente di, sì, fronteggiare un qualcosa, e sappiamo che la mente umana per metabolizzare ha bisogno di tempo, è per questo che vedremo in futuro effetti a lungo termine di questa situazione. Esatto, quindi facciamo una distinzione, dottoressa, effetti a breve termine, effettivamente cosa ha riscontrato? Beh, soggetti che già soffrivano di patologie quali disturbi d'ansia, sicuramente vedendosi relegati in casa il disturbo, poi in questo caso ad esempio un soggetto con fobia sociale si è trovato magari anche meglio. Perché a casa, certo, non ha dovuto fronteggiare le diverse situazioni, ma se pensiamo già ad un bambino con sindrome di autismo o un bambino con DSA che non ha potuto usufruire di strumenti idonei, e vediamo anche la didattica a distanza, certo, quindi sicuramente gli effetti in futuro ci saranno, esatto, per questi bimbi. Questo è sul primo approccio, è questo che si riscontra, disturbi d'ansia ovviamente alterati, e quindi magari dal vostro punto di vista come si sta vicino a questi pazienti, e poi anche voi avete dovuto fare magari incontri online, anche lì ci sono... Sì, il nostro settore si è comunque prodigato per... utilizzare gli strumenti online, ma non è comunque la stessa cosa, cioè l'ambito psicologico c'è bisogno proprio del vis-à-vis, di guardare le espressioni del soggetto per poter dare un aiuto concreto e profondo.
Assolutamente, anche diciamo una relazione empatica che si deve, certo, stabilire, no? Certo. E per effetti a lungo termine, cosa scriveva anche nell'articolo, dottoressa? Effetti a lungo termine, c'è il rischio comunque di quello, sicuramente una situazione traumatica, trauma come ferita che pone una frattura tra un prima e un dopo. Non abbiamo più la vita di gennaio, di febbraio. Quindi tutto è cambiato nella nostra vita. Abbiamo paura anche a parlare con un amico, non sappiamo con, certo, chi ha avuto a che fare. Quindi c'è questo forte stato di ansia in ogni cosa che facciamo. Si è avuta la perdita di spensieratezza e questo, oltretutto, c'è il rischio di un disturbo post-traumatico da stress, perché molti di noi hanno vissuto familiari, hanno perduto familiari, certo, non hanno potuto star vicini ai loro familiari, quindi si sono interfacciati proprio con l'esperienza della morte. È chiaro, quindi diciamo della malattia. Ci sono tutta una serie di complicazioni poi effettivamente, sì. E quello, quando dice appunto di effetti a lungo termine, anche poi che ci dovremmo riabituare invece a riabbracciare, a fare, perché diciamo che questo è solo un momento, diciamolo a tutti sempre, che è un periodo, no? Sì, anche un aspetto che mi preme sottolineare è la molta pressione mediatica che c'è e che quindi tutti i giorni non fa altro che aumentare, incrementare questo stress e questa ansia in tutti noi, anche con notizie molto spesso contrastanti tra di loro, quindi l'individuo non sa più a cosa credere. Perde, diciamo, un po' di riferimenti, no? Certo, tutti i punti di riferimento, tutte le certezze, che poi è proprio questo, la paura si insinua quando c'è l'ignoto, la paura c'è quando c'è il non conosciuto. È chiaro, quindi a quel punto bisogna riprendere, diciamo, in le forze, ma soprattutto magari a quel punto rivolgersi a chi effettivamente, certo, ci può aiutare. Non avere percorso. Paura di chiedere aiuto, ma la parola chiave diventa in questo caso resilienza, cioè da una situazione negativa uscirne ancora più forti, facendo perno sui propri fattori positivi e protettivi. Ah, ecco, quindi diciamo che anche comunque affidandosi sia alla propria zona sociale che si può frequentare, quindi familiari, però ovviamente poi ci serve sempre l'aiuto di un professionista, quale è lei e come i suoi collaboratori, oppure appunto i suoi colleghi, che in qualche modo ci aiutano a prendere la via giusta, no? Per non perdersi. Certo. E invece per quanto riguarda i più giovani, che tipologie di, appunto, i ragazzi, gli adolescenti, che tipologie di magari complicazioni si sono viste? Ma per quanto riguarda gli adolescenti, la scuola innanzitutto, perché la scuola rappresenta un ambiente di primaria importanza, un po' una seconda, certo, casa, e un ambiente di socializzazione molto importante per i giovani. Quindi anche fare scuola online non è la stessa cosa, ritrovarsi a casa magari con tutte le difficoltà, avere a disposizione, che ne so, un solo computer per famiglia, in quelle famiglie dove ci sono due ragazzi, diciamo che le pressioni anche economiche sono state molte. E un adolescente, che poi è una fase in cui non c'è assolutamente la percezione del rischio, quindi dire ad un adolescente di indossare la mascherina, certo, ovunque vada, è complicato, diciamo. Però insomma diciamo che sono stati bravi in questo senso anche i ragazzi, diciamo, non, sì, non gli si dà sempre addosso in realtà. No. Hanno avuto veramente tanta pazienza anche loro. Però appunto laddove vediamo dell'insorgenza di malesseri è bene sempre rivolgersi a dei professionisti, giusto? Certo. Allora, a questo punto volevo anche dare il riferimento della dottoressa Deborah Pannozzo, 334-24-46-615 per contattarla direttamente, oppure appunto la pagina Facebook dottoressa Deborah Pannozzo e Instagram psicologa.deborahpannozzo. I social, diciamo, dottoressa, sono utili e importanti, no? Sì, al giorno d'oggi essenziali, direi. Anche per dare dei consigli, magari. Certo. Benissimo, e allora possiamo anche andate sui social, ovviamente anche lo studio della dottoressa in via Gino Baratta 6 a Fondi. Bene, è stato un piacere parlare di questi argomenti con lei, Deborah. Noi le auguriamo un buon lavoro, dottoressa. Grazie mille. Grazie a lei, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Rimanete con noi ovviamente anche per il prossimo intervento.